Ma hey coach, ben arrivati dal vostro Andrea Nicola, 21 strada 11 go luce. Nello scorso episodio Jude Sharp ha iniziato ad allenarci e ci ha massacrato completamente. Soprattutto JP, che non ce la faceva più, a un certo punto è scappato perché non riusciva a stare agli ordini, a sottostare agli ordini di Jude Sharp, e quindi se l'è data a gambe. Ad ogni modo, parla con Sky per finire l'allenamento, ci siamo lasciati proprio qui esattamente. Quindi, hai finito l'allenamento, Arion? Sì, per oggi abbiamo finito. Ok, per oggi basta ragazzi, sbrigatevi a cambiarvi, c'è una montagna di spaghetti che vi aspetta. Yuhuu, spaghetti! Grandioso, ho una fame da lupi! Somebody touch my spaghetti! Somebody touch my spaghetti! Famosissimo meme che oramai è morto, purtroppo però. Nishiki, ti ho cercato dappertutto, hai detto che vuoi proseguire con il tuo allenamento, no? Botte? Botte, schiaffi ammaccato, dai! Beh, questa è l'occasione giusta. Il dojo ora è completamente libero, puoi usarlo quanto vuoi. Ah, solo così, semplicemente. Oh, beh, prima fammi mangiare qualcosa, non posso allenarmi a stomaco vuoto. Ui, che è? Ah, quello era... un altro spirito guerriero che si riattiva? Si attiva, più che riattivare. Praticamente devi allenarti allo sfinimento, fino allo sfinimento, e poi puoi risvegliare il tuo spirito guerriero. Cavolo, a saperlo l'avrei fatto anni fa. Nel frattempo, Kirkwood Junior High. Ci aspettiamo di vedere la Raimon subire una cocente sconfitta nel match di domani. È chiaro? La Raimon non è altro che un granello di sabbia, ma quel granello rischia di bloccare l'ingranaggio dell'intero sistema calcistico. Il calcio regolamentato del quinto settore garantisce uguali opportunità di vittoria a tutti i suoi partecipanti. Sono certo che uscirete vincitori dalla sfida, preservando efficacemente questo equilibrio. Di più, voi impersonificherete lo spirito del calcio regolamentato. Alla Raimon non può essere concesso di macchiare tale perfezione. Dimostrate la vostra lealtà e verrete ricompensati. Agli ordini! No, qualcosa non quadra. Dimostrate la vera realtà, dice. Tipo che io non sono nemmeno sicuro che dovremmo stare dalla loro parte. Ah, Brad. Sembri un discolotto. La verità è che sei tipo risentito. Pensi che sia colpa del quinto settore se non giochi molto, ma non è così. In realtà sei tu che non hai talento, sai? Ripetilo se hai il coraggio. Ehi, smettetela. Beh, non è che il quinto settore decide chi far giocare e chi no. È l'allenatore. Anche se litigano sempre, entrambi amano giocare a pallone. Non so proprio dove sbattere la testa, tipo... Sua Altezza, la Kirkwood è funestata dai sapori interni. Sono stati influenzati dallo stile di gioco della Raimon. Temo che questo problema possa erodere la squadra dall'interno. Sarò sincero, lascerò loro scegliere da che parte schierarsi, che sia il quinto settore o la resistenza. Voglio solo che siano liberi. Insolente! Come osi parlare in questo modo al grande imperatore? Lascialo stare e fatti da parte. Se vuoi davvero renderli liberi, lotta contro la Raimon con tutte le tue forze. Non risparmiarti. Finiscili, e per la Kirkwood la strada sarà spianata. Raimon Junior High. Tutto è cominciato con loro e con loro finirà. Così pare almeno. Esatto. Ah, ancora una cosa. A proposito della particolarità dello stadio per questo turno. Chiedo perdono, Sua Altezza, ma preferisco non saperlo. Peggio per te. Allora, lui è contro il quinto settore. Perfetto. Beh, insomma, non voglio sapere, non voglio avere nessun vantaggio. O perché vuole... Lui allora, mettiamola in questi termini. Afrodite ama il calcio, è contro il quinto settore. Va bene. Questo era chiaro. Ora, non vuole neanche sapere che tipo di stadio è, perché vuole proprio affrontarci... senza nessun vantaggio. Bravo, bravo così, mi piace. Vuole sconfiggerci con le sue sole forze. Il giorno seguente, prima del terzo incontro della Raimon nel torneo Cammino Imperiale. A dopo. Ok, fatti valere. Ma il giorno prima. Passiamo alle altre notizie. Un giocatore del campionato italiano è appena arrivato in Giappone. Trattandosi di un ex giocatore della Raimon, verrà di certo accolto calorosamente da molti tifosi. Vai alla Raimon per il terzo turno.
iniziamo subito allora. Bene, bene, bene. Che bello. Oh, contro la Kirkwood. Ma sinceramente io ho più paura di affrontare la Kirkwood che la Royal. Ma tipo tanto. La Kirkwood è una squadra eccellente, eccezionale. Non ha pari. Si parte per il centro sportivo Roulette. Tutti a bordo? Sì, mister. Quindi la Kirkwood ci ha battuti lo scorso anno. Deve essere una squadra incredibile. Tutto il nostro allenamento darà i suoi frutti, ne sono certo. Esatto. Mi fa piacere vedere che non ti sei arreso, JP. Questo è lo spirito giusto. Se pensano di trovarsi di fronte agli stessi giocatori dello scorso anno, gli aspetto una bella sorpresa. Sì! Spero che ci guarderai, maestro. Farei in modo che questo sia un incontro memorabile. Beh, un giocatore del campionato italiano è appena arrivato. Chi sarà mai? Chi sarà mai? I nostri prossimi avversari sono quelli della Kirkwood. Hanno battuto la Raimon l'anno scorso, ma quest'anno vinceremo noi. È forte, è forte. Pensa un po'. L'anno scorso hanno battuto la Raimon, in finale. Ma alla Royal? Che faceva la Royal? L'ha persa allora? La Royal è un po' caduta in basso allora. A meno che le partite dello scorso anno non fossero state influenzate dal quinto settore. E quindi hanno fatto arrivare la Royal, e quindi hanno fatto arrivare la Kirkwood e la Raimon in finale, chissà. Alcuni mesi prima, al centro di allenamento per imperiali di primo livello. Basta così. Charcoal, interessante, ma c'è un ex della Royal lì. Quello si chiama. Oddio, c'è un nome strano, ma è un giocatore fortissimo. Ah, un altro pareggio? Sono così forti? Bailong e Victor si equivalgono. Sono decisamente meglio di noi, non è così? Sei davvero notevole, Victor. Si dice che su di te abbia messo gli occhi niente meno che su altezza Alex Zabel. Davanti a te hai una strada lastricata di successo, eh? Sono sincero, sono molto geloso. Lavati di mezzo. Non c'è bisogno di riscaldarsi così tanto. Tutti qui, subito! Charcoal? Chi cavolo è sto Charcoal? Mi sembra di averlo già sentito. Ho visto più che altro. Alcuni di voi sono stati selezionati per partecipare a un progetto top secret del quinto settore. I prescelti verranno trasferiti in un impianto all'avanguardia, dove seguiranno un severo programma di allenamento avanzato. Coloro che saranno ritenuti idonei alla fine del progetto verranno insigniti del titolo di giocatore perfetto. Finalmente. Victor Blade, sei stato scelto come leader del gruppo che parteciperà a questo nuovo progetto. Oh, Bailong è un cane rabbioso. Victor. Questo è Victor Blade, eh? Non può nemmeno reggerti la borsa, Bailong. Non nella sua attuale condizione, perlomeno. Torna alla base. Oh, non ti fermi ad assistere? Ho cambiato idea. Noi che aspiriamo a diventare giocatori perfetti non possiamo perdere tempo con queste sciocchezze. No? Ok. Mi stavo osservando, vero? Sì. Eccolo qua, signor veteran. Allora, l'hai imparato? Si parte per il centro sportivo Roulette. Oh, l'ha detto correttamente questa volta. Davvero? Bene, allora pronti per come si chiama il centro sportivo Ragù? Ah, no, ecco, non riesco più a dirlo. Bene, tutti pronti. Date a quei marmocchi della Kirkwood una bella ripassata. In senso buono, ovviamente, eh. Quale senso intendeva lei, se no, signor veteran? Mi fa paura ora. Centro sportivo Ralotte. No, non è Roulette, non è Ralotte. Ok, stiamo già nel pieno delle forze. Come ho detto, non mi sono allenato per niente e non mi sarei allenato per niente per questa partita. Perché voglio che ci sia un minimo di difficoltà. Accidenti, quanti miliardi hanno speso? D'accordo, ragazzi, ci siamo. Il futuro del calcio non è mai stato così luminoso. È contento lui, è una persona molto solare. Nel frattempo, a Inazuma City. Eccolo. Kevin Dragonfly. Quanto tempo è passato. Ed è anche molto cambiata la zona, specialmente Riverside. Ok, devo andare qua giù. No, qua giù si esce. Vero? Vuoi aprire la mappa? No, però attenzione, c'è un bel faro là. E più avanti c'è lo stadio. Bene, non credo ci siano tanti strumenti sparsi qua in giro.
Ok, dunque qua c'è una sfida che non voglio fare. Non mi interessano. Nulla, nessuno strumento ancora. Tanto ne esploriamo tutto quanto, esploriamo. Chi c'è qui? Oh, sente male. Quel tizio non stava molto bene. Qui c'è un faro, ma mi sa che non ci si può accedere, vero? No, mi sembra proprio di no. Boh, non c'è nulla qui, a parte questa scala. No, non ci si può... Aspetta, sì, ci si può andare qua invece. No, no, sono sbagliato. Ok, allora, andiamo avanti. Perfetto. Qui anche nulla. Spero di non incappare in sfide casuali, perché certi giocatori quando ti vedono ti assalgono. Moneta dello spirito, ecco come si faceva. Ok, non si è fatto ancora vivo, non so di chi tu stia parlando, ragazzina, ma... Eccolo, eccolo! Lo sapevo io. Bene, sconfitti con molta facilità. Intanto ho trovato una moneta dello spirito, che sarà utile per far imparare uno spirito a qualcuno. Non so a chi impararlo, però. Dipende. Se retto un giocatore che mi piace particolarmente, lo insegno a lui. Se no... boh. Se no niente. La tengo per qualcuno della squadra. Bene, qui non c'è nulla. E attenzione. No. Invece qui che non ci sono stato. No, questo è solo qualcuno che sta... Ecco. Questo è il ragazzo che sta aspettando la ragazza e la ragazza sta aspettando lui. Non si incontreranno mai, poverini. Eccoci, ci siamo oramai. Sì, ci siamo. Questo con gli esploratori. Va bene. Eccoci qua, ricarichiamoci. Un refill. E andiamo allora. Bello però. Sembra un tempietto. Non vorrei dire nulla, però in genere la palla rimbalza. Ed eccoci qua, il match fra la Kirkwood e la Raimon verrà disputato nello stadio Zattera. Chi affonderà? Chi riuscirà a restare a galla? A parte la superficie galleggiante, questo campo non sembra troppo strano. Ah, cioè, sarà una passeggiata, vedrete. Niente in confronto a quel campo ghiacciato. Che lo dici tu, Akebe, com'è che si chiama? Adekebe. Afrodite, Jude. Vedo che Afrodite sta dalla parte di Axel. Pensa davvero che Calcio abbia bisogno di tutti questi regolamenti? Quindi sarebbe questa la Kirkwood. Parla con tutti, come sempre. Sarà una bella partita. No, ma tu sei quello buono, più o meno. Senti, non gioco per vincere, ma per dimostrare a quinto settore che obbediranno agli ordini. Che obbediamo agli ordini. Tu pensa a scaldare la panchina, sai? Da capitano, l'anno scorso Lore l'ha vinto tanto quanto me. Praticamente siamo alla pari. Ma sembra che quest'anno stia faticando a tenere la squadra unita. Girano voci su alcuni malumori tra i giocatori. La Kirkwood Junior è la squadra che ha frequentato il leggendario Axel Blaze, vero? Sì, per questo vuole vincere a tutti i costi. L'allenatore Love è un veterano. Ha giocato così tante partite contro la Raimon. Non sarà di certo una passeggiata. Ehi, Ryoma? Non ti preoccupare, sono un nuotatore provetto. Se la palla finisce in acqua vado a prenderla io. Oh, capitano. Vinceremo. E non lo faremo per nessun altro, solo per noi stessi. Ecco qua, Riccardo. Quelli della Kirkwood sembrano davvero entusiasti e ansiosi di vincere. Pensavo che il loro spogliatoio fosse diviso. Ti sbagliavi allora? Beh sì, un po', però non più di tanto. Squadra, procedete secondo i piani. Annientate la Raimon. Umiliateli e troverete la vostra strada. Sì, mister! Afrodite, ci odi così tanto? Laurel, devo chiederti una cosa.
Mi sono aggiunte voci secondo le quali ci sarebbero delle tensioni nella tua squadra, è vero? Già, ma a quanto pare è così. Ma non importa, tipo che noi non stiamo dalla parte di nessuno oggi. Giochiamo solo per noi stessi. Ah! Ecco chi saranno gli 11 titolari. Niente, non ho detto. Aspetta un attimo, io non ci sono. Bene, cominciate a scaldarvi. Mi dispiace, Wally. Ma perché mi lasci in panchina? Ho fatto gli esercizi come tutti gli altri. Parla con Jade per iniziare. Iniziamo allora. Avrete bisogno di una squadra di livello 31-33 per avere anche solo una possibilità. Allora, Arion, sei pronto? 31-33. Ma io non posso più fare così allora. Devo allenarmi per la prossima. Ma ve lo dico fin da ora. Per la prossima mi alleno come non mai. Ricorda, la Kirkwood l'anno scorso ha battuto la Raimon, perciò vai in campo e dagli una bella lezione. Le squadre sono pronte a iniziare, le due rivali si sono già incontrate nella finale dello scorso anno, quindi sarà una sfida molto accesa. L'anno scorso la Kirkwood ottenne una vittoria di misura con risultato di 2-1, perciò la sfida di oggi è apertissima. Ecco il calcio d'inizio! Vinceremo noi. Lo faremo per il bene del calcio. 32, siamo di livello pari. Vediamo questi fenomeni della Kirkwood. Bojim, Strombojim. I francesi? Non è francese, ma ha incontro ravvicinato come parata. Trent Poplar. Cari taglianti, bella. Born Birch, Birch. Birch, l'albero Birch. Cari taglianti, grande illusione, classico. Cari taglianti, turbine d'acqua, uguale a quell'altro, Doc Hickory. Flynn Pine. Il rovesciato micidiale, è la preppa, zio. Beckett, che ha una tradizione teatrale, che a quanto pare è abbastanza forte. Bay Laurel, non so leggere, che è una star del calcio, triangolo doppio Z. Vabbè, triangolo Z è una mossa peculiare, ma doppio Z, anche in croce esplosivo. Bomba ballerina, tutto vapore, grande illusione, Brooke Linden. Esco Taspen. Quindi hanno nomi di alberi. Kirkwood, beh, che mi aspettavo. E Stadio Zattera. Più chiaro di così. Questo stadio ha una bella particolarità. Aggiungi il cerchio palla a piede. Attivo Lancelot, voglio provare a raggiungerlo con lui. Dovrò sprecare un po' di punti, ma non saranno molti. A meno che io non passi direttamente ad Arion per sprecare meno punti possibile. Sì, passiamo ad Arion. Ottimo. Ce la farò! Non credo proprio, sai? Ah, l'ho persa! E il maggiore dei fratelli Ash ruba la palla con facilità e avanza ad ampie falcate! Ma cosa? La porta della Raimon è sguarnita! Beccatevi questo! Cosa? Perché è sguarnita la porta? Che sta succedendo? Il terreno è letteralmente sparito e la palla è caduta in acqua! Signore e signori, che fortuna! Stiamo assistendo alla speciale e insidiosa peculiarità dello Stadio Zattera! Durante la partita alcune zone del campo affondano per breve tempo, ma non è dato sapere quale parti e in quale momento! Questo aggiunge tutta un'altra dimensione alla sfida. Mi stupisce che la Kirkwood non ne fosse già a conoscenza. Le cose si fanno interessanti. Dovremo sviluppare una strategia per superare un tale ostacolo. Bene, il nostro allora. Qui Arion, addirittura. Ok, loro risvegliano lo spirito. Bello! Yes! Vado in tempo!
Pegaso, vieni fuori! Quale ruggito! Grande. Per fortuna non aveva tecniche difensive. Sì, stranamente le tecniche quando rubi palla sono difensive, perché difendi la porta, in teoria. Accidenti, quasi cascavo in acqua! Non è facile muoversi quando parti dal campo continuano a sparire. Bey, è il momento di usare la tattica che abbiamo studiato. Ah, giusto! Bene ragazzi, facciamo vedere a questi bambocci che con noi non si scherza! Ti pareva? Passarsi semplicemente la palla non è che... Oh, per schivare la zona che stava affondando e ora sono lanciati verso la nostra porta! Unendosi in una singola formazione a triangolo sono riusciti a evitare con facilità le zone pericolose. Interessante. Devono aver sviluppato questa tattica speciale per cercare di oltrepassare la difesa. La Kirkwood si adatta velocemente. E questo si chiama tipo la resistenza? Mi sembra che non ne stiano facendo nessuna. Pallonetto? No, non ci riuscirete! Lopez si lancia in un tackle, ma è ancora lontano dalla palla! Riuscirà a strapparla all'avversario? L'ha toccata non l'ha superata. Ha superato la palla con un salto, incredibile! Uno sforzo eccezionale da parte di Lapen, ma il suo intervento ha fatto guadagnare alla Kirkwood una punizione. Mi dispiace, ho fatto una gaffe. Non ti preoccupare, ci ha provato, questo è ciò che importa. Se sarai così determinato durante tutto l'incontro ce la faremo. Esatto, attivo tentativo, JP! Riccardo, quando Lapen ha saltato, ho notato che il pannello su cui si trovava si è mosso. E questo mi ha fatto venire un'idea. Usate dei passaggi al volo. Potrebbe essere la soluzione per superare le difficoltà di questo campo. Ma come facciamo? Non basta ricevere la palla al volo. Dovrete riuscire anche a passarla prima di toccare terra. Ma certo! Se siamo solo passaggi al volo, non dovremmo preoccuparci del terreno che scompare sotto i nostri piedi. Veramente? Pensi che funzionerà? Vedrai che andrà tutto bene, ce la possiamo fare. Ok. Sì, però, piano. No. Ho anche nebbia avvolgente. Va bene, basta cinta di nebbia per ora. Versione 2. Va bene. Dovrebbe evolversi a breve, perché la uso molto, la uso. Ok, Riccardo. E allora evochiamo anche l'ultimo spirito guerriero della nostra squadra. Maestro! Perfetto. Non ostacolarmi, infimo essere umano. Eccolo qua. Bene, ora non è più. Pronti ragazzi? È il momento dei passaggi volanti! Ok. Bella. Cos'è quella roba? Tipo che stanno cercando di evitare che la palla tocchi terra. Ma è ridicolo! Sì, ce l'abbiamo fatta! Non pensavo si potesse saltare con tanta agilità. Ero convinto che tutto si sarebbe salto con un bel buco nell'acqua. Se ci siamo riusciti lo dobbiamo all'allenatore Sharp, che ha affinato le nostre abilità di base. Ah, sembra che il titolo di geniale del regista ancora gli si addica. Tu che dici? Passaggi volanti. Bene. Ryoma, attento! Bravo. Che cosa? Faresti meglio ad abbassare la cresta, sai? La difesa della Kirkwood è salda come una roccia! Allora Raymond rimane spazio di manovra? Sono tutti marcati. Non mi resta che provare a tirare. Ryoma, fai qualcosa! Che significa? Ora la palla è mia! Te lo scordi. Ma tipo... difesa acrobatica? Oh, che mossa scaltra! Lanford Dash ruba la palla e si lancia in un contrattacco! Lanford, tieni duro! Ci penso io. Spero che siete pronti perché sta tipo per arrivare... Cavallo Bianco! Perfetto. Grazie.
Ah, avrei dovuto tirare quando ne avevo l'occasione. Ryoma. Ma quello non è... Beh, insomma, direi che ora è tutta da giocare. Mi sono incontrati... Oh, attenzione, quello sta per muoversi. Mi sono incontrati Axel e... Kevin. Va bene, nessun problema. Io sono tranquillissimo, l'ho visto le zone quali sono, quindi... Le zone. Quali sono, quindi nessun problema. Sfondamento. Grande, meno male che basta, meno male. Para questo, para. Pugno di Pegaso! Incontro ravvicinato, in faccia. Quasi sulle... L'ha preso delle parti basse, Continuiamo così. Il contrattacco è stato un successo. E siamo già uno pari. Non è passato neanche poco tempo, solo 4 minuti. Cioè, nella vita reale 30 secondi, però... Qua è il gioco. Che poi una partita durerà massimo un quarto d'ora. Non di più, davvero. Ho fatto il conto, è un quarto d'ora massimo. Certo, se evitiamo di fare tutte quante le chiacchierate, le cose varie, un quarto d'ora. No! Ma perché Arion? Vai, tira tu, angelo perduto! Con Victor! Yeah! Bello tiro, bello, bello, bello! Peccato che non si possano potenziare. Così come in Chrono Stones non si possono potenziare le tecniche col Mixmax. Peccato. Non male, eh? Almeno mi sembra. Va bene, e altri... Sono passati altri 6 minuti e abbiamo già fatto un altro gol. Kirkwood, sono troppo forte allora. Diamo un po' di spettacolo con Riccardo. Scatto. Falciato brutalmente, a dire il vero. Guarda, per un punto non posso fare armonia atomica. Ma ci rendiamo conto? E poi ho visto comunque sia... Wow. Comunque sia se li ha bruciati tutti quanti i punti tecnica. Ho visto che alla fine Pegaso è più forte tra tutti quanti gli spiriti guerrieri che ho in squadra al momento. Io pensavo tipo Lancelot, sai no, Victor... Insomma, invece no, è più debole. Ma che stai facendo? Pensavo aspettassimo il secondo tempo per usare il tuo spirito guerriero. Esatto. Dai, siamo una squadra, non stai mica giocando da solo, sai? Finitela. Abbiamo fatto il gol che ci serviva. Ora chiudete il becco, tipo. E vedrete che la partita sarà nostra. Ma siamo già 2-1 per me. Mister, la prego, faccia qualcosa. Se continua in questo modo ci faranno a pezzi. Sono d'accordo. Ragazzi, farò una sostituzione. Lanford non sta collaborando. Bradford, voglio che entri tu in campo. Cosa? Io? E prima che entrate in campo ho un consiglio da darvi per il secondo tempo. Siate fedeli a voi stessi. Questo è tutto. Cosa avrà voluto dire? Scherzi? Vuol dire che tipo dobbiamo tenere alta la pressione in campo e non farli respirare. Brad, se perdiamo, la resistenza si rafforzerà. Non azzardate a giocare male apposta per aiutare la Raimon, sai? Se cominciamo a perdere solo per aiutare la resistenza, non saremo meglio del quinto settore. No, io gioco per vincere. Ok, almeno avete di essere un peso per tutti gli altri, tipo. Uff, è stato un primo tempo proprio tosto. Adesso capisco perché la Kirkwood ha vinto l'anno scorso. La Kirkwood? La Kirkwood? È tutta colpa mia. Avrei dovuto tirare. Ryoma! Maestro, è lui! Sembra che qualcuno si sia allenato parecchio. Conosco una sola persona che sa tirare in quel modo. Maestro! Sensei! Kevin! Jude! Chi non muore si rivede.
Il leggendario Kevin Dragonfly! Eh sì! L'unico e inimitabile! È sempre arrogante! Ah, ma certo! Giochi nel campionato italiano, cos'era vero? Quel dito? Quindi sei tu il maestro di cui Ryoma parla sempre! Di che hai paura, Nishiki? Questo modo di giocare apprensivo e poco convinto non è da te! Apprensivo e poco convinto? Dimmi che devo fare, io lo farò, maestro! Rompi il culo a Ascoltami, tutti. Ti ho insegnato tutto quello che so, ma a quanto vedo c'è ancora una cosa che ti manca. Una bella merenda. Ok. Sì, maestro! Ma si può mangiare? Dai, tutto qua! Morivo di curiosità, mi aspettavo che gli rivelasse una qualche mossa segreta o chissà che altro. Beh, so che durante la pausa si possono bere integratori, ma... mangiare? Ah, ma che scemenza! Ah, ecco! Sento il potere crescere dentro gli di me! Gli ha dato la droga! Bene, ora dacci dentro! Fagli vedere di cosa sei capace! Cioè, senti il potere che cresce, ma nessuno dice una frase del genere dopo mangiato! La la la... Per quanto ancora me ne rimarrò in panchina? Non per molto! Credo... Ok... Ok, devo tipo rubare palle e avanzare con Nishiki? Passa la palla a Ryoma. Va bene. Ryoma, fatti un pochino più centrale così. Così mi faccio superare. Beh, grande illusione è grande illusione, eh. Per carità. Perfetto, perfetto. Fatti sempre più in qua. Beh, però, se ci superano così facilmente... Sfondamento! E finisce anche Victor lo spirito. Grande! Mi sento così pieno di energia che potrei alimentare l'intera nazione! Che sborone! Guarda, maestro! Potrai vedere tu stesso quanto sono migliorato! Ora ti mostrerò come si comporta un guerriero samurai! Quale grinta! Vai! Eccolo, Musashi! Mo si dice che si gioca davvero! Wow, Ryoma ha risvegliato il suo spirito guerriero! Yatta! Ora sì che si fa sul serio! Non ti ringrazierò mai abbastanza, maestro! Tutto quell'allenamento... Ha sempre avuto il potenziale per evocarlo. Aveva solo bisogno di una piccola spinta nella giusta direzione. La merenda serviva proprio a questo. Ah, ecco. Col tempo deve aver accumulato enormi quantità di energia. Rilasciandola tutta in una volta, ha risvegliato il suo spirito guerriero. Metodi poco ortodossi per persone poco ortodosse, suppongo. Già. Puoi dirlo forte. E finché crederà in se stesso, niente potrà fermarlo. Nessun commento da parte di Victor? Poco male. Perché Victor è il primo che se n'è accorto. Più o meno. Sa, ma chi ci crede di essere? Mister Uomo Partita, tipo? MVP? Passamela, e li trapasserò con carica al galoppo! Lanford, ma perché non ti entra in testa? Qui ci stiamo tutti mettendo l'anima per vincere. Perciò smettila di pensare solo a te stesso e abbi un po' di fiducia in noi, sai? Cosa? Ma tu cosa vuoi capire, Blafford? Da qui non si passa! Oh oh, la Raimon ha imbrogliato Lanford Ash! Ehi, Lanford, sei cieco, passa la palla! Brad è libero, tipo! Brad? Se cominciamo a perdere solo per aiutare la resistenza, non saremo meglio del quinto settore. No, io gioco per vincere. Siate fedeli a voi stessi. Questo è tutto. Essere fedele a me stesso? Quindi si tratta di fare ciò che voglio. E quello che voglio veramente è... Voglio che vinciamo questa partita, Brad! Dipende tutto da te ora, buttala dentro! Col cavolo che la butta dentro. Lanford Ash effettua un passaggio perfetto verso il fratello! Questa potrebbe essere l'occasione che la Kirkwood sta aspettando! Non ti deluderò! La situazione sta prendendo una piega interessante. Comunque andrà a finire e sarà valsa la pena di giocare questa partita. Perché io vincerò. Vincerò per il bene del calcio. Come dovrebbe sempre essere, il calcio pulito che amo tanto! Senza il mio spirito guerriero, però! Non importa, correrò più veloce del vento! E connetterò il tiro! Sonoro!
La melodia diventa tutt'uno con il campo. Con la palla si armonizza per entrare in rete e segnare così un gran gol. Ce l'abbiamo fatta! Io dovrei scrivermele queste frasi perché sono molto. Sono. Mi escono così a caso, quindi sono di grande impatto. Sono belle. Poi non me le ricordo dopo, però. Per questo devo scrivermele. Ok, vortice turbinoso che non si è ancora potenziato, quindi nulla. Ma per la prossima almeno evoluzione 1 mi sembra che abbia. E non versione, quindi lo potenzieremo un pochino. Ah, scappate, scappate. Vabbè. Cerco di mandarli via dalla zona. Perfetti, i miei sono salvi. Almeno quelli che vedo in quest'area. Quelli che vedo nell'area di gioco sono salvi, tranquilli proprio. Tranne i JP, perché JP... Ma scusate, no? Il pannello non era quello. Il pannello è quello dove stava sopra il giocatore con lo spirito guerriero. Vabbè, chi se ne frega. Ok, passiamo a Subaru. Michael. Ryoma. Ah però, se la prende Victor... Non la prende. Se la prende Victor, non la prende. Dai, Arion, grande vortice turbinoso! Non posso passare a nessuno, perché se passa è fuori gioco. Mi tocca tirare con lui. Vabbè. Perché no? Furia del vento! Yeah! Ma è così. Oh, però hanno cambiato... Ah, niente, non para. Perché mettono in porta persone che non sanno parare? Io ho giocato, quando giocavo con i miei amici, è ovvio, tantissime volte stavo in porta, poi difensore, e non passava mai una palla, mai. Tante partite le finivamo 2-0, 3-0, sempre per noi, sempre nella squadra dove stavo io. Infatti giocavo sempre in difesa, e non passava nulla. Una volta uno si è quasi incavolato con me perché non facevo passare la palla, ma... Scusa, sono un difensore! Ma si arrabbiò tipo tanto, è rotto! Parole che non posso dire perché siamo family friendly. E perché non faccio passare la palla? È questo il compito di un difensore. Non far passare nessuna palla. Dai però ora! Dai! Il brutto di questo spirito guerriero è che consuma un sacco di punti per tirare. E se ne consumo troppi con... Levati, Victor, per favore. Vai, stoccata del samurai. Pam. Bella. Non ce la fai. Sì, parata ardente, è arrivato. Sì. Ti piacerebbe, Goal! Continuiamo così. Lo so che ti piacerebbe. No! Ma la prossima volta non sarete così fortunati. Yetta! Allenamento dati i suoi frutti. 5-1, ma sono troppo uber power io. O sono troppo forte, o sono troppo deboli gli altri. 5-1, e non mi sono allenato. Se mi allenavo facevo 10-1. Boh, un po' debolucci. Godetevi la vittoria perché non succederà più. È andata, abbiamo vinto! Ok. Mina terrestre di Aitor. Sam a 41, però devo allenarlo un pochino a parare perché non ha... Le sue mosse sono tutte quante di base. Ok, sì, mi piacciono i livelli. Un po' troppo bassi alcuni, ma... Ed è finita! Ad aggiudicarsi la vittoria al terzo turno è la Raymond Junior High! Entrambe le squadre hanno dato spettacolo, ma la Raymond non si è fatta domare ed è uscita vittoriosa. Il pubblico è in delirio! Tipo, mi costa ammetterlo, ma ha vinto la squadra migliore. La prossima volta faremo sul serio e il trofeo sarà nostro. Tipo, potete starne certi. Vi aspettiamo. Saremo pronti a darvi battaglia. Ottimo. Scusa, Langford. Non sono proprio riuscito a fermarli, sai? Hm.
Ma Lanford che voce ha? Non è colpa tua. Sai, io questa volevo proprio vincerla. Meno male. Davvero? Ragazzi, sono molto orgoglioso di come avete giocato. Avete fatto un ottimo lavoro di squadra e questo è fondamentale. Tipo, è solo grazie a lei se ci siamo riusciti, mister. Credo che abbiamo trovato quel vero cammino di cui parlava. Avevo fiducia nel fatto che sareste riusciti a tenere la squadra insieme. Solo se messi alle strette, avreste collaborato per raggiungere un obiettivo comune. Non si può assaporare il gusto della vittoria coi propri compagni se prima non si è vissuta l'umiliazione della sconfitta. Questa però è una frase... Lo so. Di una certa persona. Considerate quest'oggi come un nuovo inizio per la Kirkwood. Se sarete uniti nello spirito, sarete infine vittoriosi. Quella frase era del famosissimo allenatore Hillman. La disse a Ray Dark quando, quando abbiamo sconfitto la Zeus nel primo in Azim Eleven. Sì, mister! Chi non ha mai conosciuto la sconfitta non potrà mai assaporare la vera vittoria. Una frase del genere. Ti avevo giudicato male. Forse. La Kirkwood? Sconfitta? Ma com'è possibile? Molto divertente. Bene. Il giorno seguente, dopo la scuola... Abbiamo battuto i campioni dello scorso anno e siamo in piena corsa per raggiungere la finale? Mica male! Assolutamente! Siamo come una palla calciata verso la rete che si avvicina sempre di più alla porta avversaria. Quindi, signor Dragonfly, è stato uno di quelli che ci ha dato un calcio, giusto? Che incontro fantastico! Non riesco a credere che fosse un membro di Inazuma Japan e che ora sia un abitué degli stadi italiani. Oh, se non sbaglio, ho detto che sarebbe tornato a farci visita prima di andarsene. Veramente? Allora dobbiamo andare subito a cercarlo, è giusto? Parla con il signor Dragonfly, sarà al vecchio club? Oh ragazzi, che bello. Un bel capitolo davvero. Questo posto mi riporta indietro nel tempo. Non è cambiato neanche un po'. Forse faremmo meglio a non dire che Victor l'ha distrutto. Jude Sharp, geniale stratega, ora allenatore della Raymond. Tempo sfuggit, Kevin. Il tempo vola, eh? Hai ragione, amico sì, mio. Sì, non l'avevo capito. Peccato che il mondo del calcio sia diventato marcio nel frattempo. Anche se non ho studiato latino, so le frasi più comuni in latino. Ed è per questo che siamo qui, per cambiarlo e renderlo migliore. Incrociamo le dita. Se questo gioco fosse uscito... Non ho ancora giocato una sola partita. Una partita importante. La prossima la giocherei, te lo assicuro. Se questo gioco fosse uscito nel 2000... tra il 95 e il 2005... Tempus Fugit non sarebbe stata tradotta. O meglio, avrebbe detto Tempus Fugit, ma Kevin non avrebbe detto il tempo vola. Perché non lo faceva. Una volta, quando c'era un verbo, no? Tipo Tempus Fugit, no? Diciamo proprio una parola Tempus Fugit. Non si preoccupavano per nulla di tradurla in italiano, poi, con qualche scamotage, no? Ma dicevano, sta lì, è straniera, sì, chi se ne frega? Rimane lì. Ed è questo il bello. Invece oggi te la devono sbattere in faccia proprio. Ryoma ha trovato il suo spirito guerriero e io me ne sto. E mi va bene, e mi va bene. Alla fine credo sia questione di doti naturali. Doti naturali? Ma per favore! Sì. Ryoma una volta disse la stessa identica cosa, lo sai? Davvero? La prima volta che lo incontrai in Italia era un pesce fuor d'acqua. Come attaccante non valeva niente, era disperato. Per lui è stata molto dura, ma non si è arreso. All'apparenza non sembrerebbe, ma quando si mette in testa qualcosa è irremovibile. Eppure... Posso dirti con certezza che il suo spirito guerriero se l'è guadagnato col sudore e le lacrime, non con le sue doti naturali. Scusi, signor Dragonfly, per quale motivo decise di aiutare Ryoma? Beh, diciamo che quando ero alla Raymond mi trovai in una situazione simile. E aiutarsi l'un l'altro è tipico della Raymond, suppongo. Sì. Giusto. Ma ciò non spetta a me deciderlo. Il destino della squadra della Raymond è solo nelle vostre mani. Chi vi dice il contrario, mente. Sì, signore. Comunque sia, ora devo andare. Prenditi cura di questi ragazzi, Jude. Cioè, giusto per vedere la partita è venuta. Lo farò.
Vabbè. Non riesco a convincermi. È come se ci fosse un muro che non riesco a oltrepassare per quanto io ci provi. Beh, questo lo vedremo. Ragazzi, fin qui abbiamo costruito una bella squadra. Ma c'è una cosa che devo dirvi. Ultimamente ho pensato a cosa succederà il prossimo anno, quando molti di noi più grandi se ne saranno andati. Ci mancherete? Sì, anche a me mancherà far parte di questa squadra. Mi sono proprio divertito insieme a voi. Ma è ancora un po' presto per gli addii, non trovi? Hai ragione, ma mi chiedo chi prenderà il mio posto come portiere. Ah, capisco. In realtà ci sarebbe qualcuno che vorrei suggerire, se a lui va bene ovviamente. Che c'è? Oh, niente, forse andiamo ad allenarci. È un'offerta che non posso rifiutare. Stava guardando me? Hai mai sentito parlare del tiro fantasma? Beh, nemmeno uno. Dicono sia imparabile, ma troveremo una soluzione. Ah, ho anche scoperto chi fu a salvarmi da piccolo e non ci posso ancora credere. Scopri cosa succede in Verità e Illusione. Il prossimo capitolo sarà una bomba. Sarà troppo bello il prossimo. Vuoi salvare progressi, cacchio sì. Ovviamente, avendolo già giocato, so che cosa si va a fare, però per evitare spoiler è come se tutto fosse nuovo per me. Però voglio dirvelo che il prossimo sarà una bomba. Solo questo, non dico altro. In ogni modo, Cuge, questo video termina qui e come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video. Bye bye!